In inglese. Paper to be delivered here, but I found that it will be, after listening to 25 speakers, I don't know if you have patience enough to listen to me. Non so se siete abbastanza pazienti per ascoltare anche me, perché avevo preparato un intervento scritto che non leggerò per questo motivo. Non pensate a quello che è contenuto in questo mio testo scritto, ma formulerò 6 commenti nel tempo limitato che ho a mia disposizione riguardo a dei temi controversi che sono stati trattati in questo incontro, e parlerò in arabo, come mi è stato chiesto di fare dai miei colleghi. E per quanto riguarda la religione e lo Stato, nel documento di Al-Azhar che è stato prodotto ci sono 3 documenti, come è stato detto dal nostro amico. Uno dei documenti dice che non c'è nell'Islam qualcosa che si chiama lo Stato religioso, non esiste uno Stato religioso nell'Islam. Questa posizione è stata considerata come un'apertura nel mondo della teologia politica moderna. Si tratta di parole coraggiose, tuttavia non è nuovo. Riflette la verità della posizione islamica stabile dal tempo della morte del profeta fino ai giorni nostri. L'imam Muhammad Abdu, l'imam di Al-Azhar, nell'inizio del XX secolo ha detto, ha espresso qualcosa in maniera molto significativa, ha detto: l'Islam ha allontanato i teologi dall'adorazione e dal governo. Voi sapete che nell'Islam ci sono 5 pilastri per l'adorazione. La shahada, la testimonianza, e cioè che esiste solo Dio e che Maometto è il profeta di Dio, il digiuno, la zakat, il pellegrinaggio e la preghiera. Questi 5 pilastri io come musulmano li pratico, e qualsiasi altro musulmano può praticarlo senza ritornare necessariamente ad un uomo di religione, ad un teologo, e senza neanche andare necessariamente in moschea. Quindi per l'uomo religioso non c'è un ruolo nell'applicazione dell'adorazione nell'Islam. Figuriamoci se deve avere un ruolo nella politica, mentre la politica riguarda le questioni della gente. Quindi c'è un concetto sbagliato per quanto riguarda il rapporto della religione nell'Islam. Questo errore deve essere visto chiaramente, senza equivoci. C'è un imam del Medioevo e ha detto una frase molto importante. Dice che Dio non fa trionfare lo Stato oppressore o opprimente, anche se questo Stato è musulmano. Dio rende vittorioso lo Stato giusto, anche se questo Stato non è musulmano. Questo significa che la giustizia ha la priorità sulla fede, sulla credenza, ed è la base del governo. Quindi per questo motivo anche qui ci sono dei concetti sbagliati per quanto riguarda la relazione della religione con lo Stato. L'Islam dice: se voi governate tra la gente, governate con giustizia, con equità. In base a questi principi stabili c'era la convivenza tra i musulmani e i cristiani dai giorni del profeta, che la pace sia su di lui, fino ai giorni nostri. E per questo motivo io vorrei menzionare un'espressione, forse, no, non è forse,
Io sono sicuro che lo sceicco al-Ghannouchi non desiderava esprimere questo quando ha detto che la Siria era un museo della religione. Il museo è il luogo dove noi accumuliamo i resti archeologici morti. Quindi la presenza cristiana è una presenza viva, non è una presenza da museo, è una presenza proiettata nel futuro, effettiva nella vita quotidiana. Io sono sicuro che lo sceicco intendeva questo, però quando ha parlato del museo, io temo che venga capito male, come se la cristianità in Oriente è diventata roba da museo. Invece no, contribuisce a formare il futuro insieme agli altri. Il secondo punto è l'applicazione della Sharia. Ho sentito delle parole dicendo che quando in Occidente si parla dell'applicazione della Sharia noi sentiamo un certo timore. Quando sento questo mi viene da ridere sinceramente. Ma che significa? Che significano queste parole? Ma che significa l'applicazione della Sharia in origine? Per quanto riguarda il cristianesimo, il Corano descrive il Vangelo letteralmente come segue. C'è una luce nel Vangelo, c'è un consiglio illuminato nel Vangelo e dice che la gente del Vangelo che governano secondo quello che Dio ha rivelato in questo Vangelo. Quindi, conformemente al testo musulmano islamico, alla Sharia, l'applicazione della Sharia islamica sul cristiano è contrario alla stessa Sharia islamica, perché il Corano invita ad applicare la gente del Vangelo e anche la gente della Torah, li invita ad applicare quello che è stato rivelato da Dio nel loro Vangelo, non nel Corano. E quindi, ma come si può applicare la Sharia su di loro? E c'è una contraddizione e quindi può portare a molti malintesi. Per quanto riguarda i testi religiosi, io ho sentito delle parole un po' confuse riguardo all'interpretazione di quello e l'interpretazione di questo. I testi religiosi, non importa se nell'Islam, nel cristianesimo o nell'ebraismo, il testo divino è un testo sacro, è un testo stabile ed è un testo onnisciente, cioè di conoscenza assoluta, perché viene da Dio. Non importa se nella Torah, nel Vangelo o nel Corano, ma la comprensione del testo è un'operazione umana e tutto ciò che è umano è aperto e suscettibile di sbagliare. Quindi la comprensione del testo è una comprensione in continua evoluzione e la conoscenza in questo caso è relativo e non ha niente di sacro. Il problema è che quando abbiamo a che fare con la comprensione del testo, ci comportiamo con la comprensione del testo come se fosse il testo stesso. E qui cominciano gli equivoci. Il quarto punto. Io parlo così per la mancanza di tempo. Il quarto punto si dice che nella primavera araba ci sono i punti di riferimento religiosi, cioè che non rappresentano la realtà musulmana, che è stato un po' descritto negativamente. Non è compito del leader, non importa se si tratta di un leader politico, di un leader religioso o sociale o anche informativo, mediatico, non è suo compito esprimere la realtà. Lui fa
costruisce la realtà, altrimenti che leader sarebbe? Quindi quando comincia a esprimere la realtà diventa demagogico, quando vuole correggere gli errori della realtà, allora diventa un vero leader, ed è questo che viene richiesto alla leadership islamica attualmente. Il quinto punto è la convivenza. Come possiamo vivere insieme musulmani e cristiani nei paesi della primavera araba? Ci sono due regole della convivenza, una regola nazionale e una regola religiosa. La regola nazionale, e io lo dico in quanto musulmano con la massima spontaneità, è una regola nazionale in uno stato civile, nazionale, dove tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, completamente, assolutamente uguali. Questo sul piano nazionale. Sul piano religioso, io non posso essere musulmane se non credo nel cristianesimo come rivelazione di Dio. Quindi il mio rapporto con il cristiano non è un rapporto di tolleranza. E Nietzsche dice che la tolleranza è un'offesa dell'altro, perché mi metto in posizione superiore all'altro, quindi tollero l'altro. Il rapporto deve essere un rapporto di fede, di credenza, e non di tolleranza. Queste due regole, il rapporto della fede nel cristianesimo e il rapporto nazionale come cittadino cristiano, questo garantisce la convivenza, il rispetto della dignità e la costruzione del futuro. L'ultimo punto è: come possiamo arrivare a questo? Arriviamo a questo attraverso il dialogo nazionale. Cosa intendiamo per dialogo? E qui desidero essere preciso nella definizione. La nostra definizione di dialogo è l'arte della ricerca della verità e nella visione dell'altro, nel punto di vista dell'altro, e l'altro non può essere altro se non è diverso. Nella misura in cui è diverso, è l'altro. Quindi quando ricerco la verità nel punto di vista dell'altro diverso da me, allora io parto dal concetto che non possiedo la verità, sto cercando la verità, non la possiedo, e quindi troverò questa verità nel punto di vista di chi è diverso da me, quindi rispetto il suo punto di vista. In questo, in questa base del comportamento giusto, io penso che possiamo trasformare la primavera araba una primavera piena di fiori e di prosperità. Grazie.